Onorevole Forcolin, c'è stata domenica scorsa, domenica 19, il grande raduno di Pontida per un rilancio quest'anno dell'azione di governo. Lei c'era? Beh, c'ero senz'altro, non manco mai al raduno di Pontida, ma era un anno particolare, un momento particolare, perché il segretario federale Umberto Bossi ha rilanciato l'azione di governo e ha dato degli ultimatum e dei diktat ben precisi all'azione appunto del premier Berlusconi, con delle condizioni che sono essenziali soprattutto per il rilancio del paese, ma soprattutto per le famiglie. Mi pare che si parli soprattutto di riforma fiscale, riduzione dei costi, è uno dei punti cardine. Riforma fiscale sicuramente, quindi riduzione della pressione fiscale per rilanciare l'economia, per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà, i nostri artigiani, e dall'altra parte riduzione quindi dei costi per far sì che queste poi spese possano, queste spese possano poi essere compensate. Quindi si va a toccare, si parla dalla chiusura o comunque eliminazione delle missioni di pace che costano all'Italia e quindi a questo paese oltre 1 miliardo di euro. Questo però apre il capitolo importantissimo del rapporto col PDL, in questo caso ministro Frattini e ministro Tremonti. Certo, quindi ci deve essere una condivisione, ma ecco perché il segretario federale ha rilanciato questo obiettivo, perché la riduzione poi dei costi della politica, i costi delle missioni, gli aiuti alle famiglie devono essere collimati e quindi devono trovare ampia condivisione, ma credo che parlare di costi della politica e quindi di eliminare del tutto le auto blu, o come ha detto ieri il nostro segretario, che le auto blu chi le vuole se le paga con la propria indennità di parlamentare, di ministro e quant'altro, sia comunque un messaggio forte. Diciamo insomma che dopo Pontida il rapporto di governo con Berlusconi e il PDL si conferma, però ci vuole uno slancio. Sì, giustamente Umberto Bossi ha detto: non dobbiamo dimenticare che senza i voti della PDL non saremmo a questo punto con la riforma federale dello Stato, non avremmo portato a compimento tutti i decreti attuativi, quindi la Lega ha un ruolo importante, ma il premier Berlusconi ha dato comunque prova di condivisione su questi temi, e i parlamentari da PDL sono stati fedeli a questo tema. Oggi questo è importantissimo, abbiamo i prossimi 3 mesi per chiudere il capitolo federalismo e per rilanciare l'economia. Adesso passiamo a parlare di realtà comunale e del suo ruolo di sindaco. Mi pare ci siano novità anche in merito alla TAV. Sì, abbiamo allora sottoscritto finalmente quel documento tanto richiesto dai territori, ma soprattutto dalle associazioni di categoria e dai cittadini, che è quello di chiedere al governatore Zaia di stoppare, di fermare per il momento quell'incarico che è stato dato a RFI per il famoso tracciato basso e di produrre almeno degli altri percorsi alternativi equiparati, esaustivi, quindi che diano l'esatta dimensione dell'impatto ambientale, e quindi poter condividere assieme alle categorie e ai cittadini quel percorso che sarà meno impattante possibile, quindi quell'ampia condivisione che tutti hanno chiesto. Bene, mi pare di sapere che sarà in Consiglio Comunale a Musile proprio in questi giorni. Esatto, il Consiglio Comunale a Musile sarà tenuto a chiamare e a prendere una posizione importante. Io credo di averla già data con la sottoscrizione di quel documento, per cui ci prendiamo tutte le responsabilità, ma vogliamo condividere assieme ai cittadini questa infrastruttura e questo percorso che oggi come oggi non ci piace. Bene, ringraziamo l'onorevole Forcolin, nonché sindaco di Musile, per essere stato ancora una volta qui in Corno. Grazie a voi.